Buonasera a tutti. Finisce così Inter-Juventus, ragazzi, 4-4. Una partita pazzesca, ragazzi. È stata veramente una partita pazzesca. Non ricordo un derby d'Italia con tanti gol, ragazzi, con tutti questi gol. È stata una partita veramente dalle emozioni altalenanti, dalle mille emozioni, scusatemi il gioco di parole, l'Inter che va in vantaggio, la Juventus che la ribalta, l'Inter che la ribalta ancora, sembra essere definitivamente chiusa, invece poi c'è il comeback della Juventus che torna di nuovo e fa due gol e la va a pareggiare 4-4. Allora ragazzi, in questa partita qui si sono visti... Si sono, anzi, si sono viste, no, si sono visti, si sono viste tutte le cose che io vi vado dicendo da un mese e mezzo. Io vi vado dicendo che si deve giocare più per vie centrali e facciamo il gol dell'1-1 con Vlahovic per vie centrali. Vi vado dicendo che Yıldız dovrebbe giocare più vicino alla porta. Yıldız entra, gioca più vicino alla porta. E fa due gol. Vi dico che Danilo è un sopravvalutato del cazzo, non ha mai valso niente come giocatore, è stato sempre pompato dai tifosi juventini proprio per la mediocrità che abbiamo avuto in questi anni di giocatori. E stasera Danilo zero, zero stasera Danilo, zero, zero, zero. Io non lo voglio più vedere in campo Danilo, non lo voglio più vedere in campo. Sergio Ramos a 50 anni è deceduto meglio di Danilo. Sergio Ramos a 50 anni è deceduto meglio di Danilo. E però si è rotto Bremer. E no, no, aspettiamo gennaio, siamo coperti. Non lo prendiamo il difensore. E ammazza che Danilo. E poi Gatti fa cimo sta in panchina. Gatti, Gatti, che è 100.000 volte meglio di Danilo. Gatti. E ve l'ho detto anche nel video di stamattina che lo trovo molto migliorato con la palla ai piedi. Difatti, Gatti, quando è entrato, non ha sbagliato un pallone. Uno non l'ha sbagliato, anzi, ha dato anche un pallone in verticale per zone centrali che Bangula poi ha sbagliato il passaggio. Danilo non ha mai fatto. Cioè, ragazzi, tutte le cose che io vi vado dicendo da un mese a questa parte, ci sono barafagate tutte in da partita di questa sera qua. Poi qualcuno mi venisse a dire che incapisce un cazzo da pallone. Me lo venisse a dire. Andatevi a prendere i video e andatevi a sentire Gaetano che cosa vi va dicendo da un mese. Si deve giocare più per vie centrali, si deve mettere Yıldız più vicino alla porta, Danilo non deve più giocare, deve giocare Gatti. Tutte quante verificate. Comunque ragazzi, veramente una bellissima partita. L'Inter è vero sul 4-2 di Gregorio ha fatto due signori parate, che tutti e tre, e quindi ci ha evitato veramente il KO tecnico. Però poi ragazzi, è tornata la Juventus e sul 4-4, sinceramente, vi dico la sincera verità, io Vlahovic non l'avrei sostituito. Io Vlahovic, ragazzi, non l'avrei proprio sostituito. Sono sincero. Ripeto, non me ne voglia Bangula. Non me ne voglia veramente Bangula. Però con Vlahovic, si possono provare a buttare anche palloni al centro. Mi spiego, i cross. Se giochi con Bangula, falso 9 o come riferimento centrale, che è una mezza punta, non puoi giocare i cross perché Bangula è alto 1 metro e una banana. Io Vlahovic sinceramente ragazzi non l'avrei tolto anche perché comunque ha segnato, lo vedevo che stava in partita Vlahovic, è vero che poi diciamo non ha avuto tutti questi grandi palloni, però Vlahovic comunque il gol l'ha fatto, il suo l'ha fatto, per me è la sufficienza piena stasera ragazzi, piena. E niente ragazzi, non vuole essere un alibi questo. Ma se avessimo avuto tutti i giocatori a disposizione, chissà come sarebbe potuta finire, ragazzi. La mancanza di Bremer si sente tantissimo in difesa, ragazzi. Stasera veramente la difesa è stata un colabrodo. Ok, Kalulu ha fatto la cazzata lì, quando ha dato il rigore, ha procurato il calcio di rigore all'Inter. Ok, va benissimo. Gliela concediamo una cazzata a Kalulu, no? Dopo tutti i salvataggi e dopo tutte le prestazioni grandiose che ha fatto fino adesso. Però, ragazzi, la mancanza di Bremer si sente ed era evidente già. E veramente non capisco perché la Juventus non sia andata sul mercato. Dice: ma chi presta gli svingolati? Sergio Ramos, pure per da 50 anni, è deceduto meglio di Danilo. Sergio Ramos, se sta bene fisicamente, gioca in ciabatte in Serie A. Sergio Ramos, se sta bene fisicamente, gioca in ciabatte in Serie A. No, Danilo a 33 anni.
ma che mai facendo che questi, ma che mai facendo che sto mediocre qua? Questa è stata cacciatore al Madrid e do Manchester City, c'è stata una motivazione, no no, se questa è stata mannata via da due grandi squadre come quelle che vi ho elencato. Per il resto ragazzi, gode il Napoli di questo pareggio, per come si era messa la partita, per noi un punto guadagnato, un punto d'oro per come si era messa, visto che eravamo sotto 4-2. E Natupok, se ci credevano sul 4 pari ragazzi, se ci credevano un po' di più, se gestivano un po' meglio la palla, si poteva tentare pure il colpaccio, perché ce l'avevo la sensazione, sentivo l'odore che ci potesse essere anche diciamo la possibilità di fare il colpaccio, sentivo l'odore del sangue, perché l'Inter si era spaventata sul 4 pari, ho visto che non riusciva più a tenere la palla e noi cominciavamo a palleggiare di nuovo come quando eravamo in vantaggio. Però vabbò ragazzi, 4-4, partita magnifica, spettacolare, punto guadagnato, punto d'oro per come, ripeto, si era messa. Questa è la mentalità che voglio vedere ragazzi, non me ne frega niente, io voglio vedere la Juve che gioca a calcio. Ne abbiamo presi 4 gol, ma gli abbiamo pure fatti 4 gol, a differenza che noi abbiamo fatto 4 gol su 4 azioni, loro sono fatti 4 gol, 2 rigori. Questo sempre per la serie che rompono un cazzo, che quando poi capita quella mezza volta che alla Juventus danno il rigore contro l'Inter, avete avuto 2 rigori contro di noi, 2 rigori contro di noi, quindi no, è inutile che facci di battute, rigore per la Juventus, no, rigore per l'Inter, non rigore per la Juventus, rigore per l'Inter. Comunque ragazzi, detto questo, questa è la mentalità che voglio vedere ragazzi. Questa è la mentalità che voglio vedere, una Juve propositiva sempre, con chi cazzo sia, sì, che sia l'Inter, che sia Roma, che sia Real Madrid, con Manchester City, qualsiasi squadra. Si perde, amen, però almeno si gioca a calcio, ragazzi, si propone calcio, si propone calcio, altrimenti 4 gol non li fai, ragazzi. Fatemi sapere la vostra nei commenti, buona serata a tutti e sempre forza Juve.